registriamo la sua posizione, che naturalmente comprendiamo perché si ha paura del futuro che non si conosce, ma io le garantisco che l'articolo 62 è meno favorevole al creditore di questa normativa e pertanto la direttiva che lei invocava, la 7 del 2011, lo ha superato perché dice che solo perché è possibile mantenere in vigore solo le norme più favorevoli ai creditori e il 62 è sfavorevole ai creditori per i termini di pagamento. Poi sì, ci mettiamo il terrore di tutti che arrivi la Guardia di Finanza e perché lei ha ritardato di un giorno il pagamento, c'ha oltre a tutti i problemi con la GDF. Questo problema, perché poi quando arriva la finanza di un ufficio delle entrate, c'è un piccolo particolare che voi che siete operatori sapete, qualcosa devono trovare, un pezzo di carta bisogna darglielo e allora questi avranno un'altra occasione per dire hai pagato quella fattura a 31 giorni, ti segnalo all'antitrust. Teniamo presente questo parere noi lo inviamo anche al professor Pitruzzella, che è presidente dell'antitrust, docente di diritto costituzionale, allievo tra l'altro del professor Baldassarre, perché anche loro si regolino in materia e se fanno qualcosa sappiamo anche che qualche volta in Italia la giustizia funziona, specialmente quella amministrativa, quindi qualsiasi sanzione venga erogata nei confronti dei nostri associati, provvederemo a difenderli di fronte all'antitrust, perché qui siamo in una situazione che lede le libertà dell'impresa. Qui stiamo facendo dei provvedimenti, questo è un provvedimento da paese metero comunista, qui siamo ai tempi dell'URSS, dei soviet, io ti devo pagare in quel tempo e non posso scegliere nulla, è così e basta. E più dico, se non lo faccio devo dire col terrore che arrivi la finanza e mi trovi quattro fatture non onorate nei tempi, quattro fatture per pure il minimo 5.000 euro ed altri mi chiudono l'attività e questo non è obiettivamente tollerabile. In più io sono certo che se il sistema bancario verrà incontro alle esigenze dei piccoli fornitori e dei piccoli operatori, forse si potrà fare un passo avanti con il factoring e con altri sistemi. In più vi voglio dire qual era l'assurdo dell'articolo 62. L'assurdo era che se il baretto sotto casa non pagava dei termini una fattura, facciamo un nome, alla Ferrero che è quotata in borsa, questi lo distruggevano perché facevano una denuncia all'antitrust e il minimo della sanzione sono 5.000 euro. Quindi abbiamo Golia che viene ad avere una clava ancora più grossa di quello che c'ha per colpire il piccolo e questo non è un modo di legiferare democratico, è un modo di legiferare che è assolutamente contrario ad uno Stato che mi crea la figura del garante della piccola impresa. C'è una legge che dice c'è un garante della piccola impresa, che era il dottor Tripoli che mi ha telefonato ieri scusandosi per aver potuto partecipare a questo incontro, poi ci teneva molto per ragioni improvvise del nuovo ministro che gli ha cambiato da ieri a oggi e quindi anche lui mi ha detto, avrebbe detto, signori cari, questa norma non è, riprendendo poi il parere del suo ufficio legislativo, più in essere perché oltretutto profondamente ingiusta, perché il grande avrebbe avuto un'arma in più, perché un piccolo che fornisce un grande pure di controllare la fornitura in questa crisi accetta tutto, tutto accetta. Un grande come, facciamo un altro nome, la Mar, che fornisce i piccoli, può scegliere, quello se ne va, chi me ne importa, non c'ho problemi, però ho dato una lezione ad altri 10.000. Quindi arriviamo a dare ancora più potere a chi il potere ce l'ha. Prego. Buonasera, sono un'imprenditrice di Latina e purtroppo a causa di un cattivo funzionamento proprio della gestione dei pagamenti
abbiamo dovuto cambiare pelle e ci siamo dovuti reinventare di nuovo. Spiego meglio. In pratica siamo nel settore della panificazione e a causa non tanto del fatto che i supermercati non paghino e che quindi ovviamente ci siano questi problemi che lo Stato ha cercato di rimediare con ben venga, secondo me, questa legge 62. Però il problema a mio avviso è un altro, che la Guardia di Finanza dovrebbe controllare i prezzi di acquisto dei supermercati, perché laddove c'è un acquisto a un prezzo esageratamente basso, sicuramente ci sono delle aziende che non pagano i contributi oppure che comunque evadono in altri sistemi. Secondo me bisognerebbe mettere il punto lì, perché il mercato ai non piccoli imprenditori è stato bruciato proprio da questi, chiamiamoli così, furfanti che fanno una concorrenza sleale, non perché facciano dei pagamenti molto irrazionali, ma perché pagano veramente quattro soldi, molto probabilmente a fornitori che sono appunto sleali. È da lì che dovrebbero partire, era solo una considerazione. Una considerazione giusta che rafforza il nostro ragionamento, ovvero sia il piccolo fornitore, se lei ha un cliente che ne copre il 60% del volume d'affari, se la paga più tardi non lo denuncerà mai all'antitrust o alla finanza, perché sono delle da conto. Quindi andiamo ancora a dimostrare che questa è un'arma data in mano ai grandi contro i piccoli. Poi le altre considerazioni sono giustissime, perché io immagino pure che se uno vende il pane ad un prezzo irrisorio, Presidente, forse ha trovato una fornitura della famiglia di Cerro. Niente da pensare qui. No, vabbè, su questo passaggio un ulteriore motivo per il quale abbiamo gestito con questa attenzione il problema nasceva anche dal fatto che dal momento in cui interviene una legge che mi accorcia i termini di pagamento, è chiaro che dipende molto dalla forza contrattuale, per cui a fronte di una grande distribuzione, faccio l'ipotesi che mi pagava quando voleva, al momento in cui viene introdotta una norma che impone dei vincoli in termini temporali, ecco che la forza contrattuale probabilmente portava ad alimentare una scontistica maggiore o comunque condizioni di pagamento peggiorative, perché evidentemente c'era un vantaggio in capo al fornitore. Ma sintetizzando a beneficio di chi ci ascolta, dottor Fiore, possiamo dire che il lavoro della FIPE ha portato essenzialmente, FIPE e chi ci ha dato una mano sull'argomento, noi siamo stati bravi a raccogliere quelle che erano le preoccupazioni e trasferirle sui tavoli dove pensavamo di trovare delle risposte. Il primo è che i termini sono stati accorciati a 30 giorni, salvo per le possibilità. Okay. Secondo, che c'è la possibilità di derogare al termine perentorio di 60 giorni, ma questa possibilità però deve essere confermata da atto scritto, che può essere anche solo l'accusa di ricezione su una fattura accompagnatoria dove è precisato il termine di pagamento. Terzo, che non sono state abrogate delle sanzioni inique, come hai già ben detto nella tua esposizione. E quarto, che viene confermata invece l'applicazione degli interessi moratori, che hanno evidentemente effetto immediato senza bisogno di mettere in mora. Quinta informazione che penso debba essere data, che una delle caratteristiche che hanno evidenziato con l'introduzione dell'articolo 62 è un inserimento in tutte le fatture della dichiarazione di applicazione dell'articolo 62 con il richiamo alla responsabilità delle parti, eccetera. Mi pare che questa disposizione adesso possa essere abrogata. Su questo tema ti chiedo una valutazione, può essere anche utile dal punto di vista della gestione amministrativa delle aziende. Presidente, contrariamente a quello che dice il Ministero dello Sviluppo Economico, noi ci siamo fatti la convinzione dell'articolo 62 non sia stato abrogato il comma 1 ed il comma 2. Il comma 1 mi chiede lo scritto per le cessioni dei prodotti agricoli, perché la direttiva di questo non diceva nulla, e il comma 2, che è molto interessante, perché è il divieto di imporre condizioni estremamente vessatorie, ne parlavo prima con la signora. Quindi il comune mi dice che è vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali giustificatamente gravose, nonché condizioni extra contrattuali
e retroattive. Io sto pensando ai buoni pasto, perché quando ad un certo punto mi fanno le gare per l'aggiudicazione dei buoni pasto e qualcuno si aggiudica gara con sconto 20% e commissioni esercenti del 2%, è chiaro che questo mi va ad imporre un contratto parallelo che prevede, che poi lo pongono, un altro 12% magari per assicurazioni esistenti, quindi non buoni pasto da altre cose, e questo è il contrario a questo comma dell'articolo. Poi è vietato applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti e soprattutto subordinare la conclusione dei contratti all'esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che per loro natura e secondo gli usi commerciali non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre. Ovvero sia, dico, tu vuoi contrattare con me bene, allora ti compri pure queste assicurazioni, ti compri pure queste altre cose. E poi conseguire indebite prestazioni laterali non giustificate e adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. Ovvero sia, noi sappiamo che nel mondo del commercio ci sono un sacco di contratti sleali e la signora ci ha dato un'occasione. Ebbene, per queste cose continua a mantenersi il divieto, si continua a mantenere la sanzione e si continua a mantenere l'intervento della Guardia di Finanza. Quindi, sotto un certo profilo, la direttiva comunitaria ha inciso sui debiti di pagamento, sugli interessi, ha eliminato le sanzioni in caso di ritardo o di diverso accordo tra le parti, ma ha voluto conservare tutta quella parte dell'articolo 62 positiva, a mio giudizio, che è quella che dice che bisogna contrarre con lealtà e senza approfittarsi di posizioni di forza. Avete qualche altra cosa, qualche intervento? Se lasciamo al Presidente le conclusioni. Conclusioni? Penso che ci sia bisogno, insomma, certamente usciamo ancora più confusi rispetto a quando abbiamo iniziato questo convegno, però l'occasione era quella di fare una chiacchierata senza pretese, ma dando, spero, informazioni utili per la gestione delle attività. L'altra situazione a dire che queste informazioni e questi comunichi, sia il parere del professor Baldassari che le normativa che noi, le indicazioni che diamo ai nostri operatori sono visibili sul nostro sito www.fipe.it, che siamo a disposizione, con la conclusione che chi non pagava prima non paga anche adesso, perché all'interno dell'articolo 62, perché solo la correttezza commerciale non ha bisogno della legge per capire quello che è il buon senso e la correttezza nei rapporti anche di natura commerciale. Per cui io chiuderei qui, vi ringrazio della vostra attenzione, e ringrazio in particolare anche le due persone che hanno voluto portare le loro testimonianze come operatori commerciali all'incrocio. La federazione ha messo a disposizione i suoi picche del servizio legale e su questo noi ci piacerebbe mantenere un dialogo che può essere anche utilizzato con i sistemi elettronici che conoscete quanto meno. Va bene, grazie e buon lavoro a tutti.